uno dei grandi protagonisti dell'Ardita a Genzano, per il secondo anno consecutivo, se non sbaglio, sono arrivate due vittorie importanti in due diverse categorie. Ci racconti com'è andata? Sì, ho preso due ori nella categoria di Savate Pro e Savate Assalto come l'anno scorso, ed è ovviamente una bellissima soddisfazione e diciamo bisogna dare tutti i meriti alla squadra in cui sono e soprattutto ai miei compagni di squadra che aiutano molto, e anche agli allenatori. Guardando il risultato e non solo a quello, alle prestazioni, ti senti cresciuto in questo anno di lavoro in palestra? Sì, credo che io sia abbastanza cresciuto rispetto all'anno scorso, mi è stato fatto anche notare dai miei allenatori e sono molto contento per questo, però non per questo bisogna adagiarsi sugli allori, diciamo. Mi racconti la differenza tra le due vittorie nelle due diverse discipline? La differenza tra Savate Pro e Savate Salto, intanto che la Savate Pro puoi diciamo tirare dei colpi un po' più forti e lavorare anche con le tibie, cosa che io preferisco perché diciamo che ho un sistema un po' più sporco di tirare. E mentre nella Savate Assalto bisogna essere più precisi e controllare meglio i colpi, ed è la tecnica che va ad essere valorizzata. Una delle medaglie più giovani dell'Ardita, è così? Quanti anni hai? 15, quasi 16 a settembre. Ma da quanti anni fai Savate? Questo è il terzo anno, ho iniziato in terza media. Portato a casa ancora una volta una medaglia d'oro, ci racconti che esperienza è stata per te a Genzano? No, è andata bene, sono soddisfatto soprattutto perché sono riuscito a lavorare bene con un avversario che comunque era più alto, questo soprattutto grazie anche ai lavori che avevamo fatto in palestra con gli allenatori. Come l'hai battuto? No, avevamo lavorato soprattutto su calcio allo stomaco e l'avevo già provato un paio di volte prima, poi a un certo punto ho notato che tirarlo andava bene, l'ho preso e l'ho piegato. Quali sono le tue qualità principali? Secondo me soprattutto velocità e resistenza, soprattutto, e anche tecnica messo bene. Che cosa ti piace di più della Savate? È molto dinamica, non è statica come magari altri sport al combattimento. Quanto ti alleni? Tre volte alla settimana, sotto periodo delle gare, a volte anche 7 giorni su 7. Ecco un altro volto della bellissima spedizione dell'Ardita Savate a Genzano, due medaglie d'oro, avete portato a casa un medagliere pesantissimo, 20 medaglie in tutto, grande soddisfazione per tutta la squadra. Certamente è stata una grande soddisfazione, ci siamo allenati duramente e credo che ognuno abbia fatto il proprio meglio e ce le siamo meritate. Per te due medaglie d'oro sia nella Savate Pro che nella Savate Assalto, ci racconti questi due successi? Ero molto in forma, ci siamo allenati duramente, sono stati dei match molto intensi, però abbiamo avuto la meglio grazie agli insegnamenti dei miei coach e anche agli insegnamenti dei miei compagni. Mi trovo più a mio agio nel pro perché riesco bene a lavorare con le tibie e la kickboxing anche mi piace molto. Questo deve essere il mio quarto anno, mi sembra, quarto o quinto anno, non mi ricordo bene. Ricordi come e perché hai iniziato? Non mi piaceva il calcio, e volevo fare qualcosa di diverso dal solito. E che cosa ti trasmetti, in che cosa insomma ti appaga venire in palestra con l'Ardita e in particolare con la Savate? La Savate, le arti marziali sono comunque una valvola di sfogo, mi permette di togliere via tutto lo stress dato dalla scuola e dalla vita in generale. Mi piace molto. Quest'anno siamo veramente molto contenti perché abbiamo fatto degli ottimi risultati. Abbiamo portato a casa 7 medaglie d'oro, 10 medaglie d'argento e 3 medaglie di bronzo. E in totale una ventina di medaglie, siamo veramente soddisfatti del risultato che abbiamo ottenuto. Primi nel medagliere è una bella gratificazione, un premio al grande lavoro svolto in questi mesi. Beh, sicuramente sì, essere primi nel medagliere ci rende veramente tanto onore. Vuol dire che come società abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare molto bene.
ci sono, sono tutti risultati importanti, insomma c'è qualcuno in particolare che ti ha sorpreso, qualche ragazzo che ha fatto grandi miglioramenti, insomma qualche nota a margine di questa bella spedizione? Sì, direi di sì, due ragazzi, Francesco Soggiu e Tommaso Merli, che sono due ultime new entry e li abbiamo portati, abbiamo creduto in loro e dico la verità che hanno rispettato le aspettative. E poi anche una giovanissima che insomma ha fatto molto bene, una cangurina come la chiamate? Sì, una cangurina, la Anna Lovenberger, che ha fatto veramente molto bene perché è la più piccolina, ma è stata proprio bravissima, direi. Quali sono le prossime tappe, i prossimi obiettivi di questo 2019? Beh, ormai diciamo che la stagione a livello di gare si è quasi terminata e ora praticamente inizieremo a lavorare ancora meglio per il prossimo anno.